Proprio in diretta con il sottoscritto a Sveglia Trieste aveva parlato di una donna che avrebbe scelto lei per la giunta regionale, che aveva già in mente, diciamo così, prima di essere eletto. Il nome è quello di Alessia Roslin. Sì, non solo. Devo dire che io in questa trattativa ho avuto dei sì, anche richiesti più volte, ho avuto anche dei no, perché ovviamente ho puntato anche a grandi professionalità e qualcuno mi ha detto no, ma sfortunatamente abbiamo trovato persone altrettanto competenti che potessero ricoprire quel ruolo. Si pensava, diciamo così, a un tecnico per la sanità, alla fine è stata scelta Riccardi, che, diciamo così, ha esperienze tecniche in settori più legati alle infrastrutture, ai trasporti ed altro. Perché questa scelta, che ha fatto chiaramente discutere? Ho chiesto io a Riccardi di fare questa scelta con me, perché ritengo che sia una persona di estrema esperienza politica, con le spalle molto larghe, e per riformare la sanità e rimetterla in piedi serviranno spalle molto larghe, che dia una forte impronta e un indirizzo politico. Non si può confondere l'assessore con il tecnico. Io sono contrario ai doppioni, l'assessore dà l'indirizzo politico e il tecnico fa il dirigente della pubblica amministrazione. Quindi fra qualche giorno la squadra è al completo. Domani insomma, tempo proprio fisico di essere qui. Ecco, mi dice Ferdinando Avarino da studio, due assessorati a Forza Italia per compensare l'assessorato alla Roslin? No, ma non c'è una compensazione. I assessorati a Forza Italia, penso che dall'inizio, se leggevate i giornali, si vedeva che potevano andare a Forza Italia. Oltretutto hanno presentato due persone di estrema competenza, che sono Riccardo Riccardi e Tiziana Gibelli, quindi più di così non so cosa si possa pretendere. Soddisfatto? Molto. Buon lavoro. Grazie.